Grazie Presidente. Questa mozione probabilmente deriva da uno scoop giornalistico fatto dal Messaggero quest'estate. Infatti, effettivamente anche io ricordo i grandi titoli del pasticcio a 5 stelle di questa candidatura annunciata dalla sindaca che a loro avviso andava a confliggere con la Ryder Cup, in quanto, come è anche riportato appunto nel testo della mozione, la Federazione Italiana Golf si è riservata formalmente a non ospitare in Italia alcuna manifestazione internazionale che possa mettere a rischio la visibilità mediatica di Ryder Cup nei 6 mesi prima e dopo l'evento. E ovviamente questo però, ecco, secondo l'autore di questo fantastico scoop giornalistico, significava che in Italia non ci sarebbero dovuti essere eventi sportivi internazionali per un anno, il che però ovviamente significherebbe niente Giro d'Italia, niente internazionali di tennis, niente Formula E che è stata citata prima, niente Champions League, quindi le squadre italiane di calcio non avrebbero dovuto partecipare alla Champions League. Naturalmente non è così, infatti questo tipo di clausola sarebbe impossibile da prevedere in un accordo con qualsiasi evento sportivo. E infatti non è previsto neanche per la Ryder Cup, quindi naturalmente così come ha annunciato appunto la sindaca quest'estate, l'intenzione dell'amministrazione è proseguire per la candidatura ad ospitare questo evento, i Mondiali Europei di Nuoto del 2022. E per quanto riguarda poi apprezzo l'idea di dover discutere in aula tutti insieme, quindi appunto ripeto, noi voteremo convintamente sì in quanto l'iniziativa è già stata avviata, quindi saremmo contrari a noi stessi votando in maniera diversa. Il senso di questo atto, però, che in parte, come dire, è stato giustificato a parole, leggendolo nel testo scritto viene un po' a mancare. Ecco, anche Corsetti ha citato un film, e anche qui mi verrebbe in mente un film, in quanto si basa tutta questa mozione sul verificare un qualcosa che non esiste, un qualcosa non esiste, che sia io, sia l'assessore Farongia, sia la sindaca abbiamo già spiegato, e quindi non il la riflessione, insomma, che mi verrebbe da fare, anzi approfitto per farlo, visto che tra l'altro ai colleghi di Fratelli d'Italia piace spesso mostrare cartelli, eccetera. Ecco, il film che mi viene in mente è Fratello, dove sei? Quando noi l'abbiamo già spiegato abbondantemente quello che avremmo fatto, quindi mi domando per quale motivo abbiano dovuto presentare un atto, ma molto volentieri noi voteremo a favore. Hanno un piano ma non sanno come fare. Mi sono permesso, appunto, visto che vi piacciono tanto i cartelli, di farne uno io a voi questa volta. E comunque vi confermo appunto che il nostro voto è assolutamente favorevole e che, come vedete, è possibile anche dimostrare, come dire, di non apprezzare pienamente le iniziative degli altri con un tono di voce moderato, non come di solito siete. Ci avete abituato a fare in quest'aula andando tra i banchi del pubblico, facendo spettacoli che sinceramente spero quest'aula cominci a vedere un po' di meno, perché il consiglio di giovedì scorso è stato veramente molto triste e spero che non si vedano più pagliacciate del genere. Si può discutere con calma, essere d'accordo oppure no, ma insomma facciamolo con i toni e nelle modalità consone di quest'Aula, che dovrebbe essere la massima espressione politica della città e troppo spesso si riduce in pagliacciate. Grazie.